partenza il ministro Lamorgese per l'inaugurazione della direzione investigativa antimafia col governatore Bardi, un protocollo d'intesa sul numero unico di emergenza europeo. Guerra in Ucraina, l'appello dei sindaci della Basilicata ai cittadini lucani. Neve in Basilicata, scuole chiuse in diversi paesi. Da domani al via la protesta in Basilicata dei trapiantati e dializzati. Una giornata tanto attesa in Basilicata, a Potenza, l'inaugurazione della sede della direzione investigativa antimafia col ministro Lamorgese. Un segnale importante che lo Stato centrale è vicino alla Basilicata e ascolta le esigenze della gente lucana. Un 7 di marzo storico per la regione Basilicata. Viene ufficialmente inaugurata, dopo il rinvio di febbraio, la sezione locale e regionale della direzione investigativa antimafia. Una risposta all'esigenza di legalità richiesta dalla politica e da più parti. Nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, in primis dal procuratore della DDA di Potenza, Francesco Curcio. Le massime autorità presenti e in particolare il ministro dell'Interno, nonché lucana, ancor meglio potentina, Luciana Lamorgese. Segue poi un appuntamento in prefettura, dove con il governatore della regione Basilicata Vito Bardi sottoscrive un protocollo d'intesa sul numero unico di emergenza regionale 112. È una giornata molto importante perché questa è un'iniziativa che avevamo messo in campo un anno fa, ma ci vuole il tempo e il momento giusto. Ora il momento è quello giusto, anche perché ci sono moltissime risorse del PNRR e quindi si potrà fare una grande attività investigativa cercando di preservare questo territorio dalle mafie. Già l'anno scorso noi abbiamo istituito una sezione della DIA a Foggia e ora è stato il momento della Basilicata, in un momento particolare e quindi ritengo che sia particolarmente importante. Le priorità sono innanzitutto le indagini patrimoniali, abbiamo detto che qua ci sono le organizzazioni mafiose, le abbiamo quelle dedicate al traffico di stupefacenti, le abbiamo individuate in gran parte. Adesso si tratta di verificare dove tutti i soldi che hanno guadagnato, dove sono stati messi. E la DIA è proprio lo strumento investigativo e la polizia giudiziaria più adatta per svolgere queste indagini mirate sulla criminalità organizzata. È una vittoria di tutti, dal primo all'ultimo cittadino della Basilicata devono essere contenti. La criminalità organizzata è presente da un esterno della regione ma anche con formazioni endogene. Dobbiamo lavorare nel campo della prevenzione antimafia a fianco dei prefetti di Potenza e di Matera e poi nel settore dei sequestri patrimoniali per togliere i soldi ai mafiosi e dall'altra parte invece eliminare la parte militare di queste organizzazioni collaborando con la direzione distrettuale antimafia di Potenza. Subito dopo il ministro Lamorgese dal governatore Lucano Bardi per un protocollo di intesa sul numero unico di emergenza. Secondo impegno istituzionale nella sua potenza per il ministro Lamorgese, in prefettura ha sottoscritto il protocollo con il governatore Lucano Bardi per l'attivazione del numero unico di emergenza europeo 112. La firma alla presenza, tra gli altri, del vice capo della polizia, nonché lucana Maria Teresa Sempre Viva. Nelle more la prestazione di sicurezza al servizio della cittadinanza avverrà nella centrale unica con sede a Bari in collaborazione, è stato detto, con la regione Puglia. Sarà determinante, ha detto Bardi, per il supporto sanitario su un territorio cerniera del sud a bassa densità abitativa ma distribuito in ben 131 comuni. È un accordo fondamentale per coordinare la forza d'emergenza, ha rimarcato invece Lamorgese, dove ci sarà anche una linea dedicata al mondo della disabilità. Il vecchio sistema emerso resterà ancora operativo, per ora in previsione della l'avvio effettivo, annunciata una campagna di comunicazione ad hoc. A margine, con le domande dei giornalisti, infine, la Lamorgese si è espressa naturalmente sulle evoluzioni del conflitto in Ucraina, preannunciata una dedica speciale dell'8 marzo proprio verso le donne che sono in sofferenza, profughe magari,
che stanno abbandonando il proprio paese. Completare al più presto la città della pace a Scanzano, utile anche per i profughi ucraini, è l'appello di Simonetti al ministro Lamorgese. Completare al più presto il centro di accoglienza di Scanzano Ionico denominato Città della Pace, che per tempi accumulati rappresenta il caso più grave, e verificare con il governatore Vito Bardi lo stato di avanzamento dei due progetti similari di Palazzo San Gervasio. È quanto chiede in una lunga nota rivolgendosi al ministro degli interni Luciano Lamorgese, oggi in visita a Potenza per l'inaugurazione della DIA, Pietro Simonetti, attualmente coordinatore del gruppo trasporti nel tavolo caporalato del Ministero del Lavoro, nel periodo 2014-2019 coordinatore dell'apposito organismo regionale per le politiche migranti. Bisogna intervenire al più presto su Scanzano, sottolinea, perché lì si rischia di perdere 2 milioni del PON. La delibera di conclusione del procedimento amministrativo per il completamento, firmato dal Presidente della Giunta e predisposto dal Comune e dalla Regione con l'assistenza tecnica della PON nazionale, è stato portato in Giunta, fa notare, per l'adozione 4 volte negli ultimi 18 mesi, ma non è stata ancora approvato. Sarebbe opportuno valutare la possibilità di salvare queste finanze e questi progetti lavorando in concerto con le due prefetture di Potenza e di Matera, dice, che da tempo sono impegnate sulle questioni dell'accoglienza e della lotta per la legalità. Se tale programma sarà completato, la Basilicata sarà la prima regione ad avere tutto il territorio coperto da centri di accoglienza, dice, e formazione lavoratori, la prima a zero ghetti. Il centro di Scanzano, conclude, da completare in pochi mesi, sarebbe anche utile per accogliere i profughi ucraini. Accoglienza e sostegno ai profughi ucraini, l'appello dei sindaci della Basilicata ai cittadini lucani. I sindaci di Basilicata, attraverso l'ANCI presieduta da Andrea Bernardo, invitano tutti i cittadini ad aderire alla campagna straordinaria di raccolta fondi intrapresa da Croce Rossa Italiana, UNICEF e UNHCR in favore della popolazione ucraina, in modo da fornire un concreto e immediato contributo all'esemplare attività che le principali organizzazioni umanitarie stanno svolgendo in Ucraina e ai suoi confini. A tal fine ogni comune si impegna a deliberare una donazione in segno di solidarietà. Anche gli amministratori comunali faranno lo stesso. L'auspicio è che anche ciascun cittadino sente il dovere morale ed economico di donare al fine di contribuire a rafforzare l'intervento umanitario di tantissimi volontari in favore delle centinaia di migliaia di persone, in particolare donne, con i loro bambini e anziani che stanno soffrendo, stanno fuggendo dagli orrori della guerra. Le donazioni saranno destinate a fornire alle famiglie ucraine protezione, rifugi, coperte, cure mediche, cibo, acqua potabile e kit per l'igiene personale. Si invita ad evitare raccolte dei predetti beni, in quanto per motivi logistici e di stoccaggio stanno creando problemi organizzativi alle organizzazioni umanitarie, mentre le donazioni in denaro, essendo un bene fungibile per antonomasia, consentiranno alle indicate organizzazioni di approvvigionarsi facilmente di qualsivoglia bene di prima necessità a seconda delle reali e peculiari esigenze benefiche. ANCI Nazionale ha aderito a questa campagna a cui lei faceva riferimento e ANCI Basilicata ha voluto soltanto ricordarla e rafforzarla. Quindi c'è la possibilità di inviare un sms al 45525. Noi siamo voluti andare un po' oltre, abbiamo impegnato i comuni dopo esserci sentiti col direttivo a ieri, anche se domenica, brevi manu, anche a deliberare in tal senso, una piccola liberalità poi ogni comune in base alle possibilità. E abbiamo chiesto anche agli amministratori locali, quindi sindaci, giunte e quant'altro, di poter devolvere la loro indennità, che ci sembra una cifra importante per queste associazioni che in questo momento sono, tra virgolette, al fronte o immediatamente in Ucraina oppure all'esterno, in Romania e in Polonia, per fare queste prime accoglienze, anche perché dopo si sono attivate tante modalità anche da parte degli stessi comuni, ma c'è difficoltà nell'invio e soprattutto nel recepire questi beni di prima necessità, si preferiscono somme in denaro. Giornate di maltempo in Basilicata, scuole chiuse per neve in diversi comuni. Non si segnalano particolari criticità e disagi sulle strade lucane. In Basilicata sta nevicando da alcune ore, in particolare sulla provincia di Potenza. Il sindaco del capoluogo lucano Guarenti ha disposto la chiusura delle scuole, eccezione fatta per gli asili nido, che potranno restare regolarmente aperti. Il provvedimento di chiusura degli istituti scolastici è stato preso anche da altri sindaci lucani, sia del Potentino che del Materano. Rallentamenti nel primo mattino lungo il raccordo autostradale siciliano in direzione del capoluogo lucano. Spettacolari le immagini in alcune località come San Fele e Pescopagano, dove è caduto quasi un metro di neve.
Per martedì 8 marzo ancora maltempo su Puglia e Basilicata, neve a quote collinari e localmente fino in pianura, tempo stabile mercoledì. Per la diga del Basentello permangono le criticità, lo rileva Coldiretti. Non ci sono particolari novità rispetto alla critica situazione riguardante la diga del Basentello nei pressi di Irsina. Da una parte l'esigenza delle autorità preposte di svuotare a livelli importanti l'invaso a seguito di alcune criticità strutturali riscontrate, dall'altra il bisogno di acqua da parte delle aziende agricole sul territorio improcrastinabile per portare avanti le proprie attività. Qual è il punto della situazione? Purtroppo il punto della situazione, siamo sempre punto e a capo. La politica continua sempre a giocare, continua sempre a non dare risposte certe. Allora tamponare ci può anche stare, ma le aziende che investono, le aziende che continuano a subire danni, il tamponamento attuale non ha logica. Direttore, ma che significa tamponare? In che modo si sta tamponando? Allora, si stanno facendo le prime domande per avere l'acqua. Dopo due giorni, no, chiudiamo perché c'è un problema. Dopo tre giorni, no, chiudiamo che dobbiamo riempire le vasche. Ma domanda, quest'acqua che buttano non possono riempire prima le vasche? Così non interrompono per niente l'acqua ai produttori agricoli. Non è immaginabile, questo sta succedendo in questi due o tre giorni. Tant'è vero che stiamo mandando un invito al prefetto di convocarci quanto prima, perché da quello che abbiamo capito il prefetto è molto molto esperto sul problema dighe. Ecco direttore, nel frattempo gli agricoltori come stanno facendo, come stanno portando avanti le loro... Allora hanno iniziato a fare le domande per vedere quanta è l'acqua del fabbisogno, hanno iniziato a fare richieste, ma la richiesta va a singhiozzo, meno male che sta piovendo in questi giorni. Cioè, nella sfortuna, i vari enti responsabili di questo sono anche fortunati, perché sta piovendo. Ma non possiamo pensare tra una settimana e 10 giorni di rincorrere o il consorzio o l'ente diga. Non è possibile. Oltre 150 maglioni di cashmere che recavano marchi contraffatti sono stati donati dalla Guardia di Finanza alla Caritas di Policoro nel Materano affinché siano regalati ai più bisognosi. Lo ha reso noto il Comando Provinciale di Matera delle Fiamme Gialle. I maglioni erano stati sequestrati dai finanzieri alcuni giorni fa nell'ambito di un'operazione per contrastare la commercializzazione di prodotti con marchi falsi. I numeri del Covid in Basilicata, secondo l'ultimo bollettino della Task Force, sono 337 i nuovi positivi su 1568 tamponi molecolari antigenici processati, 168 le guarigioni, sono decedute 4 persone di Rionero, Scanzano, Salandra e Matera, 89 ricoverati, 56 a Potenza e 33 a Matera, di cui 2 in terapia intensiva. Nessun confronto, nessun dialogo, nessun ascolto sui progetti materani da avviare al piano di ripresa, ma solo un comunicato stampa. I consiglieri comunali di Matera, Scarciolla, Tosti, Casino, Violetto, Susi, Toto, Morelli, Doria, La Polla, Lisurici e Sassone stigmatizzano così la nota del sindaco di Matera Bennardi, contestando la descritta presunta condivisione delle progettazioni. Smentiamo pertanto quanto dichiarato dal sindaco e attendiamo rettifica. Ad oggi nessuna interlocuzione o altra possibilità né informativa né tantomeno di dialogo, ascolto e confronto. Chiediamo non tavoli in stanze chiuse ma discussioni aperte e realmente partecipate che devono svolgersi all'interno del Consiglio e nelle commissioni. Fino ad oggi, sul tema fondamentale e strategico dei fondi del piano di ripresa, il Consiglio Comunale è stato delegittimato ed esautorato dalla sua funzione e riteniamo doveroso informare di questo la cittadinanza, poiché significa tradire la volontà dei cittadini che attraverso le istituzioni possono esprimere concretamente la propria partecipazione. Grave carenza di medici e infermieri, da domani dializzati e trapiantati per 3 giorni in protesta.
Trapiantati e dializzati lucani in protesta per 3 giorni a partire da martedì 8 marzo, un grido d'allarme forte e chiaro al fine di dotare i centri dialisi e le nefrologie di adeguati standard di personale medico e infermieristico per garantire alle persone colpite da malattie renali tutte le opportunità di cura, non esiste solo la dialisi ospedaliera, e migliorarne le condizioni di vita per allargare l'azione di prevenzione dell'insufficienza renale. Il presidente dell'ANED Basilicata, Donato Andrisani, martedì mattina non si sottoporrà ai consueti controlli già prenotati nel centro regionale trapianti dell'ospedale di Matera. Mercoledì invece i pazienti in trattamento nell'ospedale di Villa d'Agri inizieranno volontariamente la dialisi alle 9 anziché alle 8 come di consueto. Giovedì 10 poi l'ANED con i pazienti trapiantati, dializzati e i loro familiari ha organizzato un sit-in di protesta a Potenza dinanzi alla sede della regione. Il centro dialisi dell'ospedale di Villa d'Agri, dove per molti anni è stato presente un solo medico, che dal 1 marzo è andato via e quindi ora da quella stessa data si stanno recando in quel centro i nefrologi dell'ospedale di Matera. Fra poco un altro medico andrà via dal centro dialisi di Chiaromonte e anche lì non ci sarà nessun medico. Nel Materano diciamo che è stato assunto un nefrologo tramite il concorso regionale che si è concluso a dicembre scorso, ne dovrebbero arrivare altri due che però chiaramente hanno bisogno di essere formati in quanto sono appena specializzati e quindi hanno bisogno di almeno 6-7 mesi per poter essere in grado di poter gestire da soli un centro dialisi. Vini da Terre Estreme si avvia a Matera alla conclusione dell'evento. Creare un progetto per mettere insieme la Basilicata e Salonicco in una rete di promozione turistica enogastronomica. Con questo intento l'evento Vini da Terre Estreme è giunto alla sua 9ª edizione con l'obiettivo di valorizzare la tradizione vitivinicola eroica italiana e non solo. Ha incontrato i produttori greci di vino nella Camera di Commercio di Basilicata, un modo per scambiarsi buone pratiche e per arricchire i reciproci mercati. Ma come farlo? Attraverso le istituzioni, attraverso le organizzazioni di categoria, attraverso i produttori, una rete che in questi giorni, in questi due eventi, ha cercato di costruire rapporti affinché si possano trovare nuovi canali di commercializzazione, e l'Associazione Vini Terre Estreme lo sta facendo a livello internazionale, e noi abbiamo intercettato questa forma proprio per dare l'opportunità ai vini di nicchia che si producono in Basilicata e che hanno le caratteristiche di enoturismo e caratteristiche d'esperienza che possono essere poi riportate e vendute altrove. L'intenzione è quella, in uno scambio che non è semplicemente presentare la Grecia in Basilicata o la Basilicata in Grecia, ma è di sviluppare un modello di turismo e di promozione che possa ovviamente rivolgersi al mercato più ampio che quello mondiale del turismo. Il vino porta con sé il racconto di un territorio e della sua storia, sono necessarie narrazioni affascinanti. Loro per esempio raccontano l'Olimpo, raccontano la storia della Magna Grecia, noi oltre a raccontare la storia della Magna Grecia, che però non ha vigneti eroici, raccontiamo la storia, diciamo, dei vini che nascono oltre certi metri o che nascono in terrazzamenti, che nascono in condizioni di disagio. Per esempio qui a Matera ci sono delle cantine che hanno queste caratteristiche che non sapevamo di avere, che invece nella verifica che è stata fatta nelle caratteristiche tecniche hanno dimostrato di possedere questo requisito. Ricordiamo, l'evento Vini da Terre Estreme prosegue anche nel pomeriggio negli spazi di Mulino al Vino. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.